Checco Zac, ancora con Manderley quando siamo sulla curva di destra, siamo per arrivare a metà gara, gli 800 in 1 e 2 scarso, con Cinderella Jet che mette sotto pressione Catwalk Pink, poi Carisma di no, retrocede Checco Zac, lo infila con Manderley. Quando siamo per arrivare al chilometro, il 1000 dei primi due, il dibattito aperto in 1:16:3, ma con un paletto in 14:4, Catwalk ribatte, Cinderella insiste, poi Carisma che li segue a due lunghezze, Cinderella continua ad attaccare Catwalk Pink, copre l'avversario, Carisma cerca di avvicinarli, ma non riesce nell'aggancio perché c'è stato un 28:3. Per questo parziale con Cinderella che sembrerebbe predominante, ma Catwalk Pink vende cara la pelle lungo la corda, poi Carisma di Noe con Manderley, siamo all'ingresso della dritta d'arrivo con i primi due in lotta e Cinderella che sta passando nei confronti di Catwalk Pink, Cinderella prende una lunghezza di margine a Catwalk Pink, poi Carisma di Noe con Manderley, viene a vincere Cinderella Jet con la cavalla superiore, molto bene corre Catwalk, al terzo Carisma, al quarto con Manderley. 1.59.8 il totale, 43 per gli ultimi 6, 1.14.7 la media al chilometro, la vittoria in percorso d'attacco per Cinderella Jet, Alessandro Gocciadoro che neanche l'allenatore, i colori delle Siepi Horse Racing, bene corre Catwalk Pink, aveva sgambato bene e corre praticamente 2 minuti, in progresso anche Carisma di no, 3.7.2, l'arrivo della prima della madre. Pordileone Fonte in vantaggio, Churchill Gar che lo segue a una lunghezza e mezza, Crisper fa un po' fatica nel parziale, si arriva a metà gara con un 36, fa 58,7 gli 800, Pordileone continua a camminare, Churchill Gar a due lunghezze, Crisper che cerca di portarsi sotto, adesso si riavvicina, poi gli altri con Crisper che muove al largo al chilometro, i 1000 di Cuor di Leone in 1.13.4, Crisper sopravanza Churchill Gar che è rimasto in corda e va in caccia di Cuor di Leone che allunga ancora, Cuor di Leone in vantaggio, Crisper che cerca di arrivare, Churchill Gar lungo la corda, il terzo parziale ancora in spinta in 28.8 con Crisper che avvicina Cuor di Leone, Churchill Gar che sembra un po' stanco, allunga ancora Cuor di Leone, prende un paio di lunghezze a Crisper che si getta di galoppo, si avvicina anche Colbert all'ingresso della dritta d'arrivo, Cuor di Leone Fonte a 3-4 lunghezze da gestire, su Colbert WF che prova ad avvicinarlo, Cuor di Leone in vantaggio, Colbert che recupera, Cuor di Leone qualcosa, ma Colbert è cattivo, Cuor di Leone si difende da Colbert che ci prova, sul palo, sveglia Colbert e Cuor di Leone così salva la vittoria su Cashwind e Churchill Gal, 34 la chiusa. Colbert WF avrebbe probabilmente battuto Cuor di Leone che negli ultimi 100 è stanco, 34, c'è il giallo della giuria, mia sensazione attenzione, che abbia sbagliato, Colbert non si vede ma arriva a velocità doppia perché gli ultimi 80 sono ovviamente in difficoltà per Cuor di Leone, andrà a fare ultime prove a tutte, Colbert arriva, recupera palmo a palmo, c'è il momento che sarebbe stato del probabile sorpasso ma qui confonde l'andatura sul palo. I due sarebbero vicini, avrebbe messo la testa davanti Colbert, bisogna vedere che l'andatura totale di Colbert WF, il giallo della giuria, ci penserà la giuria, 30 e mezzo la chiusa, 1:13:3, i due sono vicini sul palo ma Colbert il muso l'ha messo davanti, vedremo quel che decide la giuria. E adesso siamo per arrivare a un miglio che non sarebbe buono anche per la qualifica probabilmente. Il miglio di Brad Rock si completa in 2:12.5. Becoming aspettava la mossa di Boistecca, arriva adesso e sulla curva di destra Becoming anticipa Boistecca, Brad Rock ovviamente allunga. Becoming copre Vitos Voitreb, Boistecca segue Becoming e BKDL si è buttato di dentro, 800 al traguardo, c'è un 29.9, gli ultimi 200 svelti, ovviamente adesso si andrà a tutta con Brad Rock in vantaggio, Becoming sopravanza Vitos Voitreb e prova ad andare in caccia di Brad Rock, sempre filato da Boistecca, 600 al traguardo con Becoming che trova la corda, supera Vitos Voitreb, si fa questa parte di percorso in corda, Brad Rock sta scappando a gambe levate, Boistecca passa
In terza posizione invece Brarocchi in vantaggio di Comin che cerca di avvicinarlo, poi Boistecca, Mitos Boitrebbe, di KDL, Brarocchi va già sempre con quelle tre lunghezze di vantaggio, ha piazzato un 26,7 e anche 26,7 non si è mai visto la Maura, Brarocchi in vantaggio, Becoming non può far altro che lottare con Boistecca per il momento per il secondo, Brarocchi prosegue così a 4-5 lunghezze di margine, Brand Rock stacca tutti e viene a vincere nel più facile dei modi, vediamo gli ultimi 8 cosa dicono, Becoming è secondo, Boistecca terzo, Mitos Boitrebbe quarto, 28 gli ultimi 4, 54,7 gli ultimi 8, 1,9,5 l'ultimo chilometro, 1,24 un chilometro, 2,12,5 un miglio, 1,9 un chilometro finale, insomma questo è Brarock, Filippo Rocca, Santo Mollo, la Santo Eusebio, secondo Becoming, al terzo Boistecca, 3,4,5. Quello lì a Trani purtroppo abbiamo perso il derby, secondo me più che altro per colpa mia, ma non mia come guidatore, mia come allenatore, per quelle incertezze, sai, che magari hai proprio per quella corsa. Fosse stata una corsa normale l'avrebbe vinta sicuro. Sta migliorando fisicamente, sta migliorando meccanicamente, l'unica cosa che forse è peggiorata un pochettino è ritornato a essere un pochettino nervoso, cioè quindi un po' meno graduabile. Quindi più per il meglio che per i 2000 metri, ecco, diciamo quando si va a dei livelli alti alti, no? Perché 2000 metri si bisognerebbe riuscire a graduarlo un pochettino, dopo, almeno dopo 4-5 centimetri, invece lui tende a voler fare tutto in un fiato. Quindi adesso programmeremo solo corsi di gruppo 1, credo, meglio e difficilmente battibile. Bene. Io ti ringrazio e ti faccio ancora i complimenti per BBB e grazie per la collaborazione, grazie mille. È il momento del premio Veneto, 12.100 euro di dotazione, 3 anni che non abbiano vinto 100.000 euro in carriera. Fra un paio di settimane scarse il nazionale, gruppo 1, di sulla pista. Ma adesso si va con questo premio Cracco P, 2.250 metri, in 6 che hanno accettato l'ingaggio. Cracco P e Francesco Pettinari, Ciccio Riccio Jet e Antonio Di Nardo, Cobra Killer Gar e Alessandro Gocciadoro, Cherry Top e Massimiliano Castaldo, Celsius Mabel FM e Pietro Gubellini, Classic Gar e Vincenzo Luongo, via gli anteriori Cobra Killer Gar, via anteriore Classic Gar, era già dichiarato senza posteriori Cherry Top e senza i 4 Celsius Mabel, sono ferrati Cracco P e Ciccio Riccio Jet, favori nettissimi per Cobra Killer Gar. Si va a formare allineamento, sono tutti più o meno allineati. Filo più indietro c'è il Susmabel FM che è il primo a ritrarsi. Non partecipa al lancio. Gli altri invece sono a rete. La partenza con Classic Gar veloce insieme a Ciccio Riccio Getti. I due sopravanzano Cracco P. Ciccio Riccio contiene Classic Gar che cerca posto, ma lì c'è Cracco P, poi Cobra Killer. C'è il top e c'è il Susmabel FM, riesce ad andare secondo Classic Gar dietro a Ciccio Riccio Jet che l'ha respinto. In terza posizione Cracco P, in quarta Cobra Killer, in quinta c'è il top, in sesta c'è il Susmabel. Ora sono in perfetta fila indiana. Cobra Killer Gar finita la curva, sposta dalla quarta posizione e andrà a portarsi a chiedere strada a Ciccio Riccio Jet, in sul che quale Antonio Di Nardo sembrerebbe aver preso in mano. Cobra Killer arriva il 400 dopo lo strappo in 30,5. Cobra Killer passa uno, mentre ha sbagliato Crack OP e così rimangono in 5. Cobra Killer Gar ha preso la testa con tranquillità. Ciccio Riccio secondo, Classic Gar terzo, quarta posizione per Cherry Top, la quinta per Celsius Mabel. Tutto questo a 1300 dal traguardo. Con Cobra Killer, bello saldo al comando, due lunghezze su Ciccio Riccio Jet. Poi Classic Gar. Ovviamente non può cambiare nulla, c'è un altro 29,5 per cui si verrà a percorrere un primo chilometro sicuramente bello svelto, Cobra Killer svelto, insomma
normale, 1,14,8, 44 questi 600. Ciccioriccio, Gassigar sposta nell'ultima posizione, c'è cioè su Smabel FM, sulla penultima curva prova a risalire all'esterno. Non trova ovviamente anticipi, Cobra Killer, Ciccioriccio, Gassigar, c'è cioè su Smabel che migliora, in coda c'è Cherry Top che vorrebbe filare a 800 dal traguardo, c'è cioè su Smabel. C'è un parziale in 37 di rifiato, ora Cobra Killer riallunga, prende due lunghezze secche a Ciccioriccio. C'è il Susmabel che deve soffrire all'esterno una passa in parte veloce. Lungo la corda Cassie Gar, poi c'è il Ritop. Ciccioriccio Jet riavvicina Cobra Killer Gar, siamo sull'ultima curva, Cobra Killer in totale controllo, riallunga, riprende due o tre lunghezze di margine a Ciccioriccio. Poi c'è il Susmabel, braccia frusta, di dentro Cassie Gar in mano ma senza spazio. C'è il Ritop che sposta in terza per cercare di aggirare, c'è il Susmabel. Cobra Killer ha piazzato un 28 secco, viene via bene Cherry Top dal fondo. Sopravanza c'è su Smabel, raggiunge Ciccioriccio Jet, mentre Cassie Gar deve sempre trovare il modo di uscire dalla corda, la dritta d'arrivo con Cobra Killer Gar in vantaggio nei confronti di Ciccioriccio, Cherry Top, Cassie Gar e c'è su Smabel. Cobra Killer Gar viene a vincere netto, mentre per il secondo un eccellente Cherry Top batte Ciccioriccio Jet, poi Cassie Gar e infine Celsius Mabel. 1.13 il secondo chilometro, 1.13.1 la media, 2250 metri, la settima su 7 in Italia per Cobra Killer Gar, su 8 perché c'è un secondo in Danimarca. Ale Gocciadoro raddoppio, anche allenatori, colori della Hill Collins e ingegner Diego Romeo. Rifinita preparazione per il nazionale, Cobra Killer Gar lo si sapeva, è un cavallo importante, molto molto bene. Cherry Top 3-4-2. Distanza di 1650 metri, saranno 6 i protagonisti di questa settima e penultima prova di giornata. Buon Nick Dugras davanti a tutti, Andrea. Da 5 secondi. Di la retina Zaire Wise a Vertudes. Ripetiamo, 3 cavalli di Mauro Baroncini, 2 cavalli di Alessandro Gocciadoro, un solo, una sola pedina per Gennaro Casillo in questa settima. Dieci secondi si parte, premio Angus Hall, categoria BC, 6 concorrenti al via, l'1 Bolli di Duclas, Andrea Farolfi, 2 Unitalia, Pietro Gubellini, 3 Zare Guasese, Alessandro Gocciadoro, 4 Vertudes, Massimiliano Castaldo, 5 Zigone Muti di Pilar Nunziata, 6 Vettelo P, Antonio Di Nardo, via Gantelione, Bolli di Duclas, Unitalia, Zare Wise, a Vertudes, in posteriore Zigone Muti e Ferrato, Vettelo P. Veramente si va a conformare, va contattamente al punto dello stacco, tutti bene allineati, si ritrae per primo Vettelo B, l'errore di Volnik Dugras è il favorito e non c'è più di galoppo, si parte con la velocità di Zare Wise AS che cerca di superare un'Italia che però indovina il lancio e contiene l'avversario che perde l'azione e rischia di sbagliare, poi si apre di galoppo, un'Italia in vantaggio nei confronti di Vertudes, hanno sbagliato due dei più attesi, poi anche due più attesi, Vertudes si mette seconda, Zigolo si mette terzo, Vettel si mette quarto, a tabellone Volnik Dugras e Zaire Wise AS, 400 in decelerazione, Pietro ha indovinato il lancio, ha contenuto Zaire Wise che ha poi sbagliato, 38 senza velocità, solo uno strappo iniziale per rientrare, Vertude scomoda, seconda in corda, poi Zigolo di Pia, mezza ruota, in controllo su Vettelo P. Un'Italia transita ai 600 metri in 45, passo più o meno costante. Non di questa categoria per adesso, Vertude sa un paio di lunghezze, poi Zigolo e Vettelo P, curva di destra, 8.50 al traguardo con un'Italia che dietro a schiena indietro. Un minuto appena abbondante, 29.4 il secondo parziale, cerca di riavvicinarsi Vertudes che ha richiesta, poi Zigolo e Boutique sempre in controllo su Vettelo P, quando ci stiamo per avvicinare al chilometro, i 1000 di Unitalia se ne sono andati in questi istanti, 1.14.5, 14.4 la dritta opposta, Vertudes adesso è pienamente in scia Unitalia, poi Zigolo e Boutique sempre a mezza ruota, su Vettelo P che è in coda, 4.50 al traguardo, sposta Vertudes per andare su Unitalia, che ha stiracchiato in questi 600 metri, adesso deve regolamentare, 28-3 il parziale, è cattiva Vertudes che copre l'Italia e tende a sopravanzarlo, poi Zigolo e Vettelo P, l'ingresso in dritta d'arrivo,
con Vertudes che ha liquidato la pratica unitaria, inseguito da Zigo Rebuti e da Vettel P. Vertudes allunga 150 dal traguardo, che forma e quanto è cresciuta Vertudes, che viene a vincere netta, mentre Zigo Rebuti batte il compagno di training unitaria, solo quarto. Vettel P 1.57 sul mio chilometro, 28.39, 28.9 ad arrivare, 1.13 la media al chilometro. Vertudes, Massimiliano Castaldo, il triplo da trainer per Alessandro Gocciadoro, i colori di Daniele Ricci, che ha tutti gli effettivi in grande ordine, la vittoria media di 1.13, Zigolo batte 1, 3 e 4, 5 e 2, l'arrivo della settima dalla laurea, Vertudes, Massimiliano Castaldo e Alessandro Gocciadoro, Daniele Ricci. In 43-1 si viaggia a buona andatura con Colli Bridget che andrà a prendere sotto tiro Capriccio d'Amore, contatto rimane costante Jet, poi Corleone Fi, tanto gli 800 in 57-8, un 14-8 di parziale, restano in lotta Capriccio d'Amore e Colli Bridget a contatto costante Jet, che non perde di vista i primi due. Il chilometro se ne va in 1.12.2 e siamo ora a poco più di 500 metri dalla conclusione. Corleone Fi cerca di ritornare in avanti, l'errore di Casanova, l'errore di Capitan Cash LP, e siamo sulla curva finale con in vantaggio sempre Capriccio d'Amore. Colli Bridget non si dà per vinto, insiste ancora, ma c'è costante Jet che sposta all'esterno seguito da Corleone Fi. Completamento della piegata, ha preso vantaggio Colli Bridget, stacca al completamento della piegata, prende margine di vantaggio notevole nel finale, viene a concludere isolato in avanti. Colli Bridget fa un vero e proprio numero, vince nettamente. Il secondo posto è per Charlie Brown F che piega costante Jet, mentre più indietro finiscono gli altri. 1.56.7 sul mio cronometro, 44.5 a chiudere, ma vittoria di una evidenza notevole, quella di Colli Bridget che se la gioca tutta di fuori allo scoperto per venire a, per aver ragione di un Capriccio d'Amore che sull'ultima curva ha detto basta, e Colli Bridget vince davvero in modo meritato. Alessandro Gocciadoro al Salchi e al training. Il secondo posto a distanza è per Charlie Brown F che corre comunque molto bene, e al terzo è costante Jet.